Sono il dottor Ciamchila. Sono qui per far brillare i vostri denti. Li renderò gialli e scintillanti. Non ho capito, dottor Ciamchila. Noi cerchiamo di avere sempre denti bianchi e splendenti. Mi dica, perché ha detto che renderà i nostri denti gialli? Ottima domanda. Il vero splendore non sono i denti bianchi, ma sono quelli fatti d'oro. Sostituirò i vostri denti con questi e il vostro sorriso splenderà sempre di più. Cosa? Denti d'oro? Anche gratis? Gratis, gratis! Signore, il controllo è gratuito. Ma i denti d'oro costano soltanto $100. Prego, si accomodi. Ah, denti d'oro, $100? Solo $100? Zitto e non parlare, eh? Tutti i miei 32 denti sono da cambiare. Prendili tutti, eh? No, non funziona proprio così. Devo prima sottoporla a ben 3 test. Il primo è quello della mela. Poi c'è il test della canna da zucchero. E infine c'è l'ultimo, il test della noce. Una cosa semplice, si fidi. Signor Ballà, non penso che sia una buona idea. I denti veri restano sempre migliori. Batigia, io prendo tutto quando è gratis e sono libero di scegliere. Ehi, Batigia, il segreto di una buona salute è avere dei denti sani. Io lo faccio il test. Dicono che una mela al giorno toglie il medico di turno. I suoi denti sono messi molto male. Vanno subito curati e sostituiti. Eccolo qui, un dente estratto. Dia un morso alla canna da zucchero, dai! Oh, mi piace il succo da canna da zucchero, ma non la canna da morte! Credo che anche tu abbia bisogno di un buon controllo. No, io oggi non posso, ho del lavoro da fare, ok? Secondo me c'è qualcosa sotto. Oggi avete denti forti e anche splendenti. Magnifici, invidiabili. Che creduloni. Questo materiale in realtà non è vero oro. Il mio piano mi farà fruttare molti soldi. Tanti soldini. Con questi denti veri preparerò le protesi e li venderò a caro prezzo ai dentisti. Adesso scatta la seconda parte del mio piano. Visto? Posso fare qualsiasi cosa! Il coltello o la forbice non servono! I denti sono affilati come una lama! Che ne pensate? Questo non è niente! Guarda come estraggo il succo! Dimmi, come mai i tuoi denti sono più affilati dei miei? Vi vantate per niente! Non potete mai superare i miei denti! Ah. Possono spezzare qualsiasi cosa! I vostri sono forti come i miei? Ah? Ai 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 ai! Ciaccia, la noce di cocco non si è spaccata! Ma i tuoi denti si sono anneriti! Guardati, sono tutti neri! Oh, ma che cosa stai dicendo? Guarda, anche i tuoi denti sono neri! Il mondo vedrà lo splendore dei miei denti, eh? I re mangiavano in piatti fatti d'oro. Io mangio con i denti fatti d'oro. Ridi quanto vuoi, le mie risate valgono milioni. Chi è questo? Questo sono io? I denti! Te l'avevo detto! Niente è meglio dell'originale! Sei stato ingannato, i tuoi denti d'oro sono diventati di ferro! Oh, Batigia, che cosa ci succede?
I miei sospetti sono fondati, quest'oro è falso. Sono nominato. Il dottor Ciamchila ci ha ingannati tutti. Prendiamolo e diamogli una lezione. Quel Ciamchila è scappato. Sono andata ad arrestare quel furfante, ma non l'ho trovato. Mi scusi, perché mette la mano sulla bocca? Quel Ciamchila ha rovinato tutti i miei denti, sono orrendi. Se apro la mia bocca sembra quella di un mostro. Ehi, Batigia, a cosa stai pensando? Ciacciù, sto pensando al dottor Ciamchila e al suo piano. Che cosa vuole fare con tutti quei denti che ha preso? Se Ciamchila è scappato, i cittadini sono rovinati. Ha portato via i nostri denti, come faremo? Questo problema può essere risolto solo dal dottor Ranghila. Forza, andiamo da lui. Su, forza! Il ruolo del dottor Ciamchila termina qui. Inizia il ruolo del dottor Ranghila. Farò tanti soldi in questa città di idioti. Soldi, soldi! Ora sono diventato il dottor Ranghila, non Ciamchila. Venite tutti da me e vi guarirò. Io sarò il salvatore della città. Amati cittadini, niente panico. Sistemerò tutti i vostri denti e i vostri sorrisi. Amici, vi ho donato un nuovo sorriso, dei denti speciali, forti e molto robusti. Oh, dottor Ranghila, mi spiega perché tutti ridono di noi. Sì, sì, ho fatto un meraviglioso lavoro per i tuoi denti. Guarda, Cha-Cha, hai dei denti carini come un coniglio. Ho voglia di farti mangiare una carotina. Questi denti hanno anche altri mille usi. Non hai bisogno, per esempio, di un apribottiglia. Sono fantastici. Oh, dottor Ranghila, pensa che io sia un apribottiglia? Non sarò in grado di mostrare la mia faccia in pubblico. Oh. Ora che ci penso, a guardarli bene, anche i miei denti assomigliano a quelli di un coccodrillo. Ah, che hai fatto, Ranghila? Non siamo animali. Non scapperai. Voglio i miei denti! Ma non è più possibile rimuovere questi denti, ha capito? Ma che succede? Qui hanno organizzato una fiera degli animali. Scimmia, orso, elefante, leone. Guarda i loro denti, che orrore! Forse ho capito che succede. Mi aspetti qui, torno subito. I miei sospetti hanno un fondamento. Come immaginavo, in realtà Ranghila è il dottor Ciamchila. Dimmi, Batigia, che cosa hai scoperto su questo dottore? Ispettore, per farla breve, ho scoperto la sua vera identità. Quest'uomo in realtà è il dottor Ciamchila. Dottor Ranghila, mi fanno male i denti. Per cortesia, può controllare la mia bocca? La prego, per favore. Pensandoci bene, posso fare altri soldi. Certo, accomodati, gratis. Eh? Perché hai detto gratis, gratis e non soldi, soldi? Sì, soldi, soldi. No. Vieni dentro al furgone. Ci penso io, non ti preoccupare. Dai, vieni. Fai attenzione alla tua barba, Ciamchila. Guarda, si sta staccando. Oh no, non può essere. Che succede? Ehi, ragazzo, mi prendi in giro. Ti punirò, sappilo. Oh, buon Dio, dottorino. La prigione sarà la tua destinazione. Ora tu verrai con me. Sciocca, tu non sai cosa possono fare i miei denti. Hai i denti di un dinosauro? Oppure cosa diavolo hai in quella bocca? Finalmente i nostri denti sono caduti. Sì, anche il mio si è rotto. Altrimenti saremmo dovuti andare allo zoo. Anche il mio. Ma abbiamo ancora tutti i denti neri. E ora che facciamo? Con questo dentifricio i denti ritorneranno di nuovo bianchi. Cari signori, questa è una mia invenzione.
I miei denti sono più bianchi di prima, sono splendidi. Grazie, Koji, la tua invenzione ha salvato la città. I miei denti possono spezzare di tutto. Mi è venuta un'idea. Ecco la colla. Prepariamo la sorpresa. Dottor Cianchila, Oranghila, finalmente la tua bocca resterà chiusa. Le cattivazioni si pagano sempre, vero Cia-Cia? Sì, Batigia. Ehi, scusate, qualcuno di voi ha perso una matita? Oh, Cia-Cia, muoviti, siamo in ritardo, dobbiamo andare in banca! Oh, sì, Batigia, andiamo, ecco una matita per te! Cia-Cia, ci sono delle buche sulla strada, dai, cambiamo percorso! Oh, ehi, guarda laggiù! C'è la scatola dei suggerimenti dei cittadini per migliorare la nostra città. Possiamo scrivere di sistemare le buche e fare altre migliorie. Dammi la matita che ho trovato. Questa strada è piena di buche, deve tornare sistemata e liscia come il burro. Ehi, Cia-Cia! La strada è diventata liscia come il burro! Improvvisamente lo scooter sbanda ad ogni sterzata. Aiuto! Oh, attenzione! Ho la borsa o la vita! Datemi il denaro e nessuno si farà male! Tirate fuori tutti i soldi! Muovetevi, obbedite, non sto scherzando! Chissà se diventa realtà tutto ciò che scrivo. Proviamo, vediamo! Il proiettile si trasformerà in una rosa! Grazie, signor ladro! Adoro le rose rosse! Sei per caso impazzita? Dammi tutti i soldi che hai! Datti una mossa! Muoviti! Che si stacchi il ventilatore dal soffitto! Ehi, Dolce, ascoltami! Perché state spaventando la gente? Che resti sospeso in aria! Cia-Cia! Non cercare di fare il furbo! Metti le mani in alto! Che tutti i soldi nei borsoni si tramutano in pietre! Credo che abbiamo preso troppi soldi! Entra Banduchini e darà un super calcio a Dunk e Dolky. Che diamine sta succedendo qui? Oh, Banduchini, dove stai andando? Vengo anch'io! Se avesse partecipato al salto di buco, avrebbe vinto il record mondiale! Guarda che salto! Chi ha detto che la polizia non arriva mai in tempo, eh? Nessuno può sfuggire alle mani della legge e al calcio di Banduchini. Banduchini, sei arrivata qui grazie a questa matita speciale. Qualunque cosa tu scriva diventa realtà.
tutte queste pietre ritornino ad essere banconote. Porta via Danka in prigione. Anche Dolky verrà presto catturato. Guardate in che condizioni si trova la mia banca. A causa di Danka e Dolky. Non è necessario arrabbiarsi più di tanto. Sono qui e sistemerò tutto con l'aiuto di questa matita speciale. Tutte queste sedie rotte tornino ad essere nuove. La matita speciale sembra che non funzioni, Ciacia. Che le manette di Danka si aprano. Che si fori la ruota della chip di Pandocchini. Ehi tu, fermo, non scappare, arrenditi, sei in arresto. Che un grande muro divida Danka da Pandocchini. Oh, wow, la matita speciale. Mostra le tue capacità. Che tutte le monete della banca appaiano davanti a me. Lascia stare, Ciacia. Con la tua matita non puoi compiere dei miracoli. Dove stanno andando quelle monete? Ciacciu, hai una matita normale tra le mani. Sembra che la vera matita sia finita in mani sbagliate. Seguiremo queste monete e raggiungeremo i ladri. Ehi, guarda! Che cosa hai fatto? Perché hai scritto che vuoi solo le monete? Tutte le monete stanno rotolando fino a noi! Dovevi chiedere le banconote! Che ci facciamo con queste monetine? Cosa vedo? Le monete non crescono sugli alberi, ma sembra che vaghino per le strade. Il loro posto legittimo è nelle mie tasche. Ma che succede? Danka e Dolky, voi avete usato la matita speciale e noi vi abbiamo scoperto. Bisogna saper scrivere il proprio desiderio. Se fossi stato al tuo posto avrei chiesto l'armadietto della banca o di diventare ricco in un attimo. Dolky, il bimbetto ha ragione. Che l'armadietto della banca cada subito tra le mie mani. Come pigia! Aiutami, solleva l'armadietto dalle mie mani! Aiutami, aiutami! Battigia, ma ne sa una più del diavolo! Cerchiamo di difenderci! Ciacia e Battigia devono essere legati con una corda! Ciacia e Battigia devono essere attaccati da un razzo! Ehi, Battigia, che cosa ci accadrà? Ciacciu, un attimo, stai calmo! Siamo salvi! Non proprio! Ciacciu, Dolky ha scritto che il razzo deve attaccare noi due! Questo significa che il razzo ci attaccherà entrambi! Ma se ci dividiamo e non stiamo più insieme, non riuscirà a prenderci! Ciacciu, andiamo in diverse direzioni!
confusione. Danke, Dolky. Riconosco che siete stati davvero formidabili. Ehi, Batigia, che cosa dici? Sei impazzito? Chachu, dobbiamo riconoscere che loro sono i veri e grandi eroi di Funtush City. Eh sì, non abbiamo mai visto dei ladri potenti, brillanti e intelligenti come loro. Voglio un vostro autografo, per cortesia. Oh, un autografo? Certamente, certamente. Alla fine Batigia ha capito chi comanda qui. Prendi questo autografo. Danke, Dolky. Leggi ad alta voce che cosa è scritto, per cortesia. Danke, Dolky saranno attaccati da un razzo. Oh no! Via da qui! Via da qui! Batigia ci ha messi nel sacco. La matita magica si è rovinata, non potrai utilizzarla. Che Danke e Dolky ritornino nella prigione della città. Nella vita le cattivazioni hanno delle conseguenze, vero Cha-Cha? Hai ragione, Batigia.